Buonasera, ciao a tutti. Oggi faccio un nuovo tutorial molto, molto veloce, molto corto per una nuova funzione di Photoshop 2021, che è la sostituzione cielo, una cosa che può tornare molto utile, quindi vediamola insieme. Sui pro e contro, se funziona bene. Quindi cominciamo con la prima foto. Vedete, qui si può vedere l'effetto. Vedi, in un secondo ha cambiato il cielo e si può scegliere tra tante. C'è una libreria qui che si può scegliere da qui e mi pare. Si può aggiungere anche una foto nostra, insomma. Però vediamo quelle della libreria che ci sono qui quindi si può scegliere tra colori freddi, blu, quindi cieli blu, spettacolare con arcobaleno, tramonto, vedete? E poi qui anche i tramonti. Vediamo se funziona bene, insomma. Qui si può intervenire spostamento del bordo, vedete? Facciamo una prova qui di spostare il bordo al 100%, però non va bene perché viene a sovrapporsi sul paesaggio esistente, quindi è meglio lasciarla come prima. La dissolvenza è al 100% qui, quindi se la mettiamo a 0, vediamo la differenza. Ecco, non c'è, qui si dissolve meglio, perché si vede sotto, poi vediamo in un'altra foto comunque. E poi si può intervenire sulla temperatura, però vedete, interviene solo sul cielo e non sul paesaggio. Il paesaggio rimane intatto, quindi non rovina l'immagine originale, insomma. E poi la luminosità, anche qui interviene solo sul cielo che abbiamo messo. Ritorniamo qui. Ok. E qui più o meno una cosa facile per Photoshop fare, perché non ci sono tante. Ah, qui poi per confermare si clicca OK. Qui viene con tutti i livelli che abbiamo fatto. Comunque c'è un gruppo sostituzione di cielo con tutti gli interventi che abbiamo fatto prima. Quindi questo originale, questo quello nuovo. Poi vediamo anche se può salvarla, si può aggiungerlo in un altro modo copiando il livello, insomma, facendo solo un livello. Allora, proviamo una foto più difficile dove c'è questo albero che è molto difficile per la selezione. E mettiamo anche qui il cielo nuovo. Vediamo come si comporta. Ci metto un pochino perché allora qui sembra vada tutto bene, però vedete, io vedo una cosa che non è perfetta, perché un pezzo del cielo, quello di sotto, è rimasto visibile. Vedete? Lo vediamo, ora mettiamo un cielo blu. Vedete qui è rimasto, siccome la selezione è molto difficile,
è rimasto un po' qualcosa del cielo sottostante, quindi non è proprio perfetta. Siamo questo, anche qui, quindi bisogna scegliere un cielo che è simile più o meno della stessa tonalità di quello originale, vedi, è un tramonto, allora mettiamo il tramonto e niente, perché se cambiamo un po', mettiamo un cielo blu qui, non funziona bene. Poi qui abbiamo detto si può, se mettiamo per esempio questo cielo, si può mettere qui duplica a livello, quindi non vengono tutti i livelli di prima, tutto quello che abbiamo fatto sulla, quindi il cielo questo nuovo e quello prima originale. Vediamo un'altra situazione, qui anche una foto non è tanto facile, vediamo come si comporta qui. Situazione cielo, vediamo qui come sono queste ramette, una situazione non è molto, quindi vediamo come si comporta, direi che è andato tutto bene. Anche qui sul paesaggio, il passaggio, quindi vediamo un altro tipo, un altro cielo, vediamo questo per esempio. Ok, quindi direi che qui se, però anche qui vedete rimangono. Anche se non dà fastidio, rimane un po' tracce, rimane visibile il cielo di sotto. Qui si può evitare questa cosa, se vogliamo, abbassando la dissolvenza. Vedete, qui lo metto a 0 e qui a 100, quindi sentiamo la dissolvenza a 0, però io farei qualcosa a metà strada, comunque. Comunque, anche in questa situazione non, cioè, ho fatto un bel lavoro. Vediamo, allora, duplica livello. Ok. E poi l'ultima, proviamo con una foto del cielo blu. Ok. Vediamo come si comporta qui. Scegliamo un cielo più, vedete anche qui non è male. Vediamo qui, vedete. Però qui bisogna stare attenti, per esempio, a sposta bordo. Vedete, se metto al 100% viene a sovrapporsi sulla foto originale, quindi conviene rimanere su livelli bassi, di non spostare il bordo troppo. Vediamo qui, se mettiamo un altro cielo, qui c'è l'anteprima, vediamo prima e dopo. Vediamo un altro cielo, vedete, si può aggiungere dalla libreria altri cieli che sono più adatti. Qui non si può mettere per esempio il tramonto, perché viene un po' falsificato, perché non è. Oddio, anche qui adatto un pochino sul paesaggio, sulla foto originale. Per non fare troppa differenza, vedete qui, anteprima, ha dato un po' di calore alla foto, però qui io vedrei una cosa molto, molto neutra, non,
non proprio un tramonto, perché se no le luci sulle alberi non è una luce da tramonto, quindi io farei una cosa comunque in generale cioè, funziona bene, però in certe situazioni, come abbiamo visto, non è perfetto, come in questa foto che è quella più difficile, però non si può pretendere troppo, insomma, qui si risolve problema mettendo un cielo più o meno simile a quello prima, originale. Per ora è tutto, poi ci sono altre novità e le metterò nei prossimi video, che sono dei filtri molto interessanti anche questi. Sono una novità per 2021. Grazie a tutte e alla prossima.